Dopo aver presidiato l'ufficio scolastico provinciale, le maestre pistoiesi sono scese in piazza per protestare contro il licenziamento di alcune colleghe. Lo hanno fatto marciando a suon di slogan sino a Piazza del Duomo per far conoscere alla comunità pistoiese la loro condizione. A seguito di una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, infatti, 17 di loro, in possesso di diploma magistrale, sono state escluse dalle graduatorie ad esaurimento, le cosiddette GAE, che permettono l'assunzione a tempo indeterminato. Per questo, il gruppo di insegnanti che hanno lavorato sino ad oggi in asili ed elementari dovranno passare in seconda fascia, con la possibilità di essere assunte però solo a tempo determinato e come supplenti annuali. Maestra, nella mura non ne ho, per le strade la rivendica tutta la sua dignità. Altri 55.000 posti di lavoro in tutta Italia sono a rischio. Le maestre di ruolo nella provincia di Pistoia sono 130, più ci sono altre 400 persone inserite nelle graduatorie ad esaurimento che si vedranno nuovamente ricatapultate nelle graduatorie di istituto a fare le supplenze e basta, quindi senza l'orizzonte di una stabilizzazione. Senza quindi prospettive future e di conseguenza insomma noi chiediamo la vicinanza, il sostegno e la solidarietà di tutta la cittadinanza.